Talk fa tappa ad Agrigento, nella città dei Templi. Ma il consorzio turistico Valle dei Templi, partner di Sicilia Convention Bureau, sta portando avanti tutta una serie di iniziative per far crescere i nostri operatori, per dare opportunità ai nostri operatori, affinché tutti assieme possiamo raggiungere degli obiettivi che fino ad oggi ci sono stati negati. Stiamo lavorando a 360 gradi sulla formazione, sull'informazione. Oggi abbiamo coinvolto Booking, Instagram, le nuove strade, la strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi. Una grande opportunità questa per gli operatori, ma il consorzio non si ferma qui. Continueremo domani mattina nella sede della Confcommercio con due tour operator del consorzio, Ibla Tour e Patti Tour, che presenteranno il nuovo portale Sicily To Do, che darà l'opportunità a tutti gli operatori di poter prenotare escursioni in tutta la provincia di Agrigento e non solo. Il nostro impegno continua in collaborazione con Coppi Culture, il 29 alle 17.30, uno spazio rivolto agli operatori, quindi ai B&B, ai vigili urbani, alla tua, agli albergatori, a receptionist di qualsiasi struttura che in qualche maniera fa parte della filiera, alla presentazione del terzo varco della Valle dei Templi. Sarà possibile entrare alla Valle dei Templi dal museo, vedere finalmente valorizzato il quartiere ellenistico romano, vedere gli scavi del teatro, per poi attraverso il primo cardo arrivare al Tempio della Concordia. È un'altra opportunità che viene data ai nostri receptionist, che potranno parlare con i propri clienti e poter in qualche maniera allungare anche la visita ad Agrigento. Proposte in continua elaborazione. Assolutamente sì, saremo presenti a TTG, saremo presenti in altre fiere nazionali ed internazionali. Stiamo lavorando per far crescere gli operatori. Gli operatori hanno la forza, la voglia e la passione per fare un cammino autonomo, però i primi a crederci dobbiamo essere noi. Lo sviluppo turistico ed economico della Sicilia deve passare obbligatoriamente da Agrigento. Assolutamente sì, non ci sono altre forme di sviluppo che io individui. Oggi l'enogastronomia, il turismo, il paesaggio, le bellezze naturali, la forza e l'amore che i siciliani riescono a trasmettere in Italia e nel mondo è unica ed è un valore che assolutamente dobbiamo venderci e saper vendere al mondo intero. Oggi in questo convegno si parla anche della crescita del turismo enogastronomico nel territorio agrigentino, che passa anche dal vino. Beh, passa sicuramente dal vino, perché oltre ai templi e al bellissimo mare c'è tutto l'entroterra dove ci sono le migliori produzioni, penso anche mondiali, per quanto riguarda il vino. Quindi una valorizzazione di quello che è l'enogastronomia, l'enoturismo, tutto quello che può rappresentare Agrigento e tutto il suo territorio fondamentale per quanto riguarda l'enologia. Un settore in crescita. Un settore sicuramente in crescita. Oggi l'enoturismo movimenta 2,5 miliardi di euro solo in Italia, movimenta il 15% della popolazione mondiale, che cerca vino e sapori un po' in tutto il mondo, e quindi Agrigento rappresenta secondo me una meta obbligata per quanto riguarda sia i sapori sia il vino. Oggi è la quinta tappa del nostro Sicily Happy Talk, che sta andando in giro per la Sicilia a parlare di promozione e a incontrare sia le istituzioni che gli operatori del settore turistico, proprio per capire come poter collaborare insieme per portare avanti lo sviluppo della Sicilia nei vari ambiti. Si parte dal turismo congressuale per parlare anche di altre tipologie di turismo, quindi altri segmenti quali il turismo enogastronomico, il destination wedding, al quale ci stiamo aprendo gradualmente. Quindi per noi è un importante momento di incontro e di confronto, anche per capire quali sono sia i punti di forza ma anche le criticità dei vari territori. Oggi siamo qui insieme all'Ente Parco e al Consorzio della Valle dei Templi, con i quali già da tempo collaboriamo e vogliamo portare avanti appunto altre iniziative e attività proprio per lo sviluppo della città e della provincia di Agrigento tutta.
L'importanza anche dell'innovazione tecnologica? Quella sicuramente, infatti diciamo, abbiamo anche chiesto il coinvolgimento di Instagram proprio perché attraverso le immagini sicuramente si offre uno spaccato della destinazione più forte, quindi si consente anche di avere una visibilità maggiore e di raggiungere un'utenza maggiore. Si riescono a raggiungere viaggiatori e visitatori da tutto il mondo in pochissimi istanti, quindi sicuramente la digitalizzazione del tutto è molto importante, soprattutto in un settore come il nostro che è in continua espansione.